per la fecondazione assistita, perché magari è figlio mio, figlio di mia moglie, non che io sarei a disposizione per adottare. Adottare non si sa che si piglia, c'è il ma, io ne vanavo. Infatti abbiamo avuto tante adottate che ammazzare i genitori, non tutti, però oggi stanno. Io dico che la fecondazione assistita è la migliore cosa. Beh, un'adozione, perché ci sono così tanti bimbi che hanno bisogno, quindi l'adozione va bene. Adozione, perché mi pare più sicuro, la fecondazione assistita non la conosco bene, quindi non so esprimere un mio parere. Per l'adozione credo che fare anche un bene a quel bambino che venga abbandonato. Guardi, io rispetto la scelta dell'interessato, proprio laicamente. Mi spiego, se la interessata ha un desiderio di maternità talmente forte, è vero, da tentare anche quella via, va bene. La via della fecondazione assistita, del resto sono ormai, la scienza cammina, tante case si sono rivelate positivamente. La fecondazione assistita, perché ormai è abbastanza sicura, non è più all'inizio, per cui. E poi penso che ci sarà poi un filo diretto, un legame di sangue con il nascituro, cosa che con l'adozione non può esserci, ovviamente. Grazie a Dio ho tre figli nati bene di parto naturale. Avrei optato verso, non lo so, perché bisogna trovarsi nella condizione. Forse tutti e due i metodi sono validi, però bisogna trovarsi nella condizione. Sarei per entrambi, forse procreazione assistita di più. Sarebbe indifferente, lo so, non faccio differenza, o per l'uno o per l'altro. Io sarei d'accordo per il fatto che ognuno di noi dovrebbe accettare così com'è, senza forzare il corso naturale delle cose. Per cui se io, Dio, mi ha lasciato la forza di fare quello che faccio, lo faccio. Se non ce l'ho, la mi accetto così come sono e via. Non voglio ottenere qualcosa che la natura, così come mi ha fatto, non mi dà la possibilità. Mi accetto così e ringrazio Dio e vado avanti. Io sicuramente avrei fatto un'adozione, perché avrei aiutato pure qualche bimbo in difficoltà, quindi avrei dato la possibilità di andare avanti e di vivere bene, visto che ce ne sono tanti poi che stanno male veramente, che soffrono la fame, l'abbandono e tutto quello che viene dopo. A differenza di mia moglie, non è che io sono contro, però purtroppo da meridionale, se io potessi avere figli miei, va bene, preferisco avere i miei figli. Nel momento in cui non potessero arrivare figli miei, allora sarei d'accordo con mia moglie per un'adozione. D'altro canto, siamo padre e madre di 5 figli, posso dirle che noi abbiamo adottato a distanza ben 2 bambini per 18 anni.